Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci occuperemo di parlare di un autore che ha fatto della comunicazione e dell'ascolto il suo cruccio fondamentale. Infatti ha passato gran parte della sua vita a studiare come poter migliorare la comunicazione rendendola efficace anche attraverso un aspetto che sembra scontato ma è davvero fondamentale, cioè quello dell'ascolto, in particolare dell'ascolto attivo. Sto parlando infatti di Thomas Gordon che ha fondato un modello di comunicazione davvero efficace in diversi ambiti, sia lavorativi che ad esempio anche l'ambito scolastico. Quindi ha fondato il suo metodo proprio per favorire una comunicazione efficace tra pari, ma anche tra insegnante e alunno, se stiamo parlando di classe e di scuola. Lo schema di Gordon è davvero utile perché permette di creare un clima sereno e disteso in classe, un clima dove la comunicazione è una comunicazione assertiva e dove quindi l'insegnante riesce a mettersi davvero in contatto, anche empatico, con i propri alunni e ad ascoltare veramente anche quelli che sono i feedback e i rimandi degli alunni stessi. Un buon comunicatore, secondo Gordon, deve possedere due competenze fondamentali, che sono l'ascolto attivo e il messaggio io. E entrambe queste componenti sono presenti all'interno del suo metodo, che si articola in tre step fondamentali, di cui il primo, è quello di cui parleremo maggiormente, è davvero il più importante, cioè quello dell'ascolto attivo. Il primo step fondamentale, che come abbiamo detto è quello dell'ascolto attivo, si divide a sua volta in quattro momenti. Il primo di questi momenti è l'ascolto passivo o il silenzio. Poi c'è l'accoglimento, poi c'è quello degli inviti calorosi o degli approfondimenti ed infine c'è l'ascolto riflessivo o ascolto attivo. Adesso andiamo ad analizzare tutti e quattro i momenti e cominciamo col primo, che è quello dell'ascolto passivo o silenzio. Questo è un momento davvero importante perché dobbiamo far capire al nostro interlocutore che siamo davvero interessati a ciò che ci dice e quindi lo facciamo ascoltandolo in silenzio. Questo silenzio aiuta a far capire al nostro interlocutore che ha la nostra completa attenzione. Ovviamente poi questo momento non si può protrarre per troppo tempo e si arriva quindi al momento dell'accoglimento. Quindi l'utilizzo del linguaggio non verbale e verbale per poter confermare, per poter dare accoglimento appunto al messaggio che ci viene lanciato, ad esempio attraverso dei sorrisi o magari anche con delle brevi parole come sì, parole di assenso. Questo momento di accoglimento è davvero importante, soprattutto da un punto di vista non verbale. Pensiamo anche allo sguardo che deve essere sempre su chi sta parlando chiaramente con noi per farlo sentire accolto ed ascoltato. Si passa poi alla fase degli inviti calorosi o degli approfondimenti, e cioè nel momento in cui il nostro interlocutore ha finito di parlare, si possono fare delle domande di approfondimento per far capire che davvero siamo interessati a ciò che ci sta dicendo e vogliamo addirittura ampliare un pochino la conoscenza dell'argomento prima magari di dire la nostra opinione, con frasi del tipo: che cosa intendevi con questa cosa? Puoi specificarmi meglio quest'altra cosa? Infine c'è il momento dell'ascolto attivo vero e proprio, nel quale riformuliamo ciò che ci è stato detto a parole nostre, cercando anche di inserire una componente emozionale all'interno del messaggio, in modo tale che colui che ha parlato con noi, che ci ha lanciato il messaggio, possa sentirsi accolto e in una comunicazione di tipo empatico. Anche in questa fase è fondamentale che l'ascoltatore, che dopo aver ascoltato il messaggio sta riformulando lo stesso messaggio, non faccia delle interpretazioni o dei giudizi personali. Una volta finito questo primo step, diviso nelle prime quattro fasi, che è quello dell'ascolto attivo, appunto, ed è il più importante all'interno del metodo di Gordon, si passa al secondo momento, che è quello del messaggio io, nel quale il comunicatore deve cercare di utilizzare delle parole più semplici possibili per farsi capire dall'interlocutore. Immaginiamo la situazione a scuola insegnante-alunno e per fare questo utilizzerà un linguaggio anche in prima persona, raccontando anche degli aneddoti personali proprio in prima persona. Questo farà sì che l'interlocutore potrà sentirsi a suo agio e fidarsi ancora di più di chi sta parlando. E poi c'è il momento del problem solving che può servire per risolvere una situazione di conflitto, ad esempio in classe, oppure per ascoltare gli alunni e le loro difficoltà nell'affrontare, ad esempio, un'interrogazione.
interrogazione, oppure l'ansia che si ha appunto nel parlare davanti a tutti, e quindi diventa anche un momento proprio di reciproco ascolto. Quindi nello specifico può diventare un momento in cui l'insegnante attiva tutte le sue specifiche competenze e capacità di ascolto nei confronti del discente. Quali sono però le più grandi barriere che possono ostacolare l'ascolto attivo? Sono sicuramente tre. Una volta parlate di queste tre, andremo poi a sviscerare tutte quelle che ha evidenziato Gordon. La prima barriera sono le distrazioni, che possono essere sia interne che esterne. Per quanto riguarda quelle interne, possono essere pensieri, ansie, preoccupazioni, mentre per quanto riguarda quelle esterne, possono essere rumori di sottofondo o altre persone che disturbano. La seconda barriera sono le interpretazioni, che possono portare a dei fraintendimenti e addirittura a dei conflitti. Pensiamo a quando incontriamo una persona che magari in quel momento sta attraversando un brutto momento, i suoi 5 minuti, e non ci risponde come noi vorremmo. Potremmo interpretarla male, pensare che ce l'ha con noi, e ciò porterebbe a un'interpretazione errata e magari anche a un conflitto. La terza sono i valori personali, che magari non coincidono con quelli del nostro interlocutore e ci possono portare a un'interpretazione errata di quello che ci sta dicendo appunto il nostro interlocutore. Osservando gli ostacoli dell'ascolto attivo, Thomas Gordon ha identificato 12 roadblocks, o appunto ostacoli che bloccano la strada a una comunicazione efficace. Adesso li andiamo a vedere tutti e 12. Allora, il primo è dare ordini, direttive o comandi, poi avvertire, sgridare o minacciare, dare consigli, suggerimenti o soluzioni, persuadere con la logica, argomentare razionalmente o dare lezioni, dire agli altri cosa devono o non devono fare e quindi fare la morale, dissentire, giudicare, criticare o rimproverare, concordare, approvare o elogiare, far vergognare, ridicolizzare o etichettare, interpretare, analizzare, rassicurare, comprendere o consolare, interrogare, indagare, estraniarsi, distrarsi, fare dell'umorismo o cambiare argomento. Chiaramente per Gordon questi sono tutti gli ostacoli da evitare proprio per non incorrere in una comunicazione poco efficace. Ricordiamoci anche che tutto il discorso fatto sulla comunicazione tra insegnante e alunno vale anche tra la comunicazione tra pari, quindi una comunicazione efficace basata anche su questo metodo può essere utile in tantissime situazioni, in azienda ma anche a scuola, nel momento in cui ci si trova a parlare e a confrontarsi con gli altri docenti. Bene, con questo discorso sull'ascolto attivo e sul metodo di Gordon, il mio video di oggi è finito. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.